Io bella gente, sono Capitan Carciofo e oggi andiamo in cerca di un dungeon. Dungeon, ma sono senza armatura. Senza torcia. Ok, proviamoci prima. Proviamoci per la battaglia. Perché? Allora, mi serve un dungeon perché dobbiamo vincere questo obiettivo qui. Momento. Questo. E questo. Non so, no, questo qua già ce l'abbiamo. Dobbiamo vincere questo. E per vincere questo ci serve una sella da mettere su quel maiale che ho preso nella scorsa puntata. E di nuovo me ne esco senza niente. Perché oggi sono rincoglionito? No, tu non esci. Allora, farei qualche. Beh, posso la barca che non credo possa servirmi. Poi. Quante torce? No, dai, così poco. 3. Sì. Poi 3 per così. Non dovrebbero venire 12 torce. Vabbè, sì, 2 già ce l'avevamo, comunque sono un esperto. Miti, in matematica faccio paura. So fare 3x4, mamma mia. Ferro, rimaniamo. Il ferro vorrei portarmelo dietro, ma ce n'abbiamo solo uno. Ce n'avevamo un altro, maledizione. Che mi serve comunque un piccone in più. No. È impazzito oggi allora. Piccone. Che è questo? Il maiale. Sto ciccione. Adesso dove andiamo a cercare un dungeon? Devo trovare una grotta. Non è facile comunque trovare un dungeon. Anche se nelle ceste dei dungeon si trovano anche. Potrebbero trovare anche diamanti. Quindi. Pensavo già di aver trovato qualcosa. Ah, ecco, almeno qua tengo già. Già un po' scavo. Ecco. Cominciamo a mettere già le torce, che sennò. Con YouTube non si vede niente. Sento un rumore. Oddio. Ma tipo fa che sia uno spawn. Lo sento sempre più forte. Oddio, che bello. Pure ragni. Noia, come faccio? Sembra che siano sopra di me. Sono sopra. Dove sono? No, non fate scherzi, ah. Dove siete? Uscite fuori. Prendiamo una pala qua, anche se fa schifo. Fa niente. Ma che è qua sotto? Volete vedere che è qua sotto? Che in genere non sta là. Non c'è così tanta terra. No. Non si vede né cobblestone né quella pietra col muschio. No, dai.
chiamerei l'aiuto da casa. Ma sono già a casa. Ah già, le luci per YouTube. C'è troppa luce. Oh. Cos'è? Ah, oddio. Muori, muori, sporco. Infame, muori. Non era un dungeon. Non era un dungeon. Telefono che mi squilla. No, dai, ragazzi, nessun dungeon. No. Un momento, cos'è sto? Bello, lava. Cominciare a raccogliere un po' di ferro. Sì, dai, prendiamo tutto. Fa, però non è giusto, io devo aver trovato un dungeon. Maledizione. Beh, mi serve per... Sinceramente, prima di prendere tutti i minerali, esplorerei prima. Prima in esplorazione. Esplorando. Inutile che usa le torce, andò qua è chiusa. Non sento nessun rumore. Andiamo di qua. Attenzione alla lava qua, se no ci rimango secco. Ecco. No. Non se muoio per un pezzo di ferro mi incazzo. Aia. Mangiamo, mangiamo. Uè, scheletruzzi. Oh. Che è sta cosa sto mangiando, uè. Ah. Mitico. Mitico si salva in calcio d'angolo. Mitico. No dai, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Sono giovane, sono giovane, sono giovane. Non voglio morire, anche se ero vecchio, non voglio morire. Voglio morire, non voglio morire. Per. Che quando sto crepando cerco di rubarmi più quanto più roba possibile. Ecco, si è rotto il piccone. Vabbè, se no. No, dov'è quello di scorta? Ah, stavo dire non aver portato il piccone di scorta. Mi stava venendo un colpo. Non è che c'è un dungeon. Oh, che è sto? Il creeper no. Il creeper no. Il creeper no. Ciao, gente. Ah no. Ok, mi ha fatto solo un piacere. No, l'oro. Ha distrutto l'oro. Ma sto pezzente. Ah già, c'ho solo il piccone di lei di pietra. Non... Prendiamo questo. Ma dov'è quello? Stupido di un creep. Mio dio, l'ender. Enderman, l'enderman.
Mio Dio. Io odio queste caverne. Mi sono pure perso. Muori, muori, muori. C'è uno scheletro là. Oh, calmati. Non mi sposto più in là perché sennò scheletro bastardo mi prende. Fotto io. Oh, Matrix. Matrix mi fa una. Siamo stati, diciamo, cose volgari. Ok. Mi fa un buff. Ok. Diciamo che raccogliamo quanto più ferro possibile. Si possono prendere i lapislazzuli. Sì. Anche se non so che cosa servono. Cioè sì, so che cosa servono, per me sono piuttosto inutili. Vogliamo fare una cazzata. Vogliamo colpire l'End. Non ho la spada. No, abbiamo un oro. Ma sì, va. Con una spada di pietra. È un suicidio. Si è rotta la spada. Si è rotta la spada. No! Ragazzi, mi dispiace il taglio, ma ero arrabbiatissimo, ho iniziato ad urlare, quindi era meglio. Meglio per voi. Comunque mi sono craftato due spade con la pietra che avevo a casa. Oddio no, che abbiamo perso. I due secchi si sono salvati in extremis. Ora controllo. Comunque ho visto e intravisto due chest. Speriamo che è un dungeon. Comunque mi sono arrabbiato. Ma che per questa cosa? Proprio tantissimo. Ok, ci manca il ferro. Ah, ecco. Eccolo. Ho fatto un grandissimo. Vabbè, no, un grandissimo fail. Comunque non si può uccidere con uno slender con una spada rotta. Ecco. Comunque. Non volevo interrompere così l'episodio in suspense, perché non sono come quei bastardi, tipo quei cartoni animati, là, continua nel prossimo episodio, ma vaffa. Li odio quei cartoni animati, quei telefilm. Tu muori, zitto, zitto, stronzo. Si pure Skeletron là. Mi pare che l'ho visto di qui mentre veniva, che ho sbagliato, mi sono perso pure. Oh, ma che è? Ah, ecco. Su. Ecco, mi sono ritornato. Ora quello scheletro gliela faccio pagare. Vieni, vieni. No, che co... Che lo sbaglio? Perché sbaglia a colpire? Dai. E mori. Ecco. Hai fatto un altro taglio perché ho urlato troppe parolacce. Tagliare di sicuro il video. Ecco, allora comunque avevo visto quelle ceste. Mettiamo sempre la spada, qui non si sa mai. Questo episodio è pieno di fail. Vabbè, pazienza. Qua dovrebbe esserci il ragno là. Metto 3 qua. 1000. Ecco, almeno mi sono rifatto col dungeon, però. Non lo distruggo, metto solo le torce. Sì, se ci serve un po' di lana, qualcosa. Tanto prendiamoci la roba dalle case. Eh sì, abbiamo trovato una sella, ragazzi. Beh sì, ci prendiamo sto schifo, sta roba qua che non vale niente. Beh, ci prendiamo. Il pane, no. Vabbè, ci faccio un attimo il pane.
Devo buttare un attimo. Ah, maledizione. No, li butto questi. Metto una crafting table. Butto due di questi. Faccio così. Così. Chi è che mi spara? Chi è? Oh. Se mi fa venire. Fa venire l'Enderman, giuro che ti ammazzo. Ecco. E ci facciamo un panino e lo mettiamo lì. Poi la sella lì. Questo si può buttare. E questa ce la prendiamo. E buttiamo quest'albero. Ok, allora ciao a tutti da Capitan Carciofo. Ciao.